Vado, avvisi l'articolo 533, 535 e 538 del codice di procedura penale, dichiara Dolores Balandro responsabile del reato a lei ascritto e la condanna alla pena di un anno e un mese di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. Il minimo della pena, ma pur sempre una condanna. Dolores Balandro, accusata di istigazione alla violenza sessuale per motivi razziali, è stata ritenuta responsabile dai giudici del Tribunale di Padova per la frase postata su Facebook, in cui sotto una foto del ministro Chienge aveva scritto «Mai nessuno che se la stupri, tanto per capire cosa prova la vittima di questo efferato reato». Lei ha ascoltato la sentenza impassibile sotto gli occhiali scuri, poi ha lasciato l'aula senza fare dichiarazioni. Ma durante la deposizione aveva dato la sua versione dei fatti, sostenendo in lacrime di aver scritto quella frase esasperata in un momento in cui aveva rivissuto un episodio personale. Anni fa, ha detto, la figlia era stata aggredita sessualmente da due persone mentre passeggiava in Prato della Valle. Io adesso lo racconto perché per pudore non andavo mai più alla stampa, però mia figlia adesso mi ha dato il confesso, ma io non volevo di certo cura del male ad altra persona. Ma poteva essere la voce di qualcun altro? L'ho trovata così, ma non era mia intenzione, io ho anche chiesto scusa dello sbotto, dello sfogo, ho anche spiegato, capito? Soddisfatta tutto sommato anche la difesa, che aveva già messo in conto una condanna in primo grado. Era stata prevista questa condanna, comunque è una condanna alla pena minima, perché anche il pubblico ministero ha chiesto un anno e quattro mesi, il giudice ha dato un anno e un mese a fronte di un reato che prevede una pena massima di quattro anni. Noi presenteremo appello alla Corte d'Appello di Venezia, nel frattempo tutta la sentenza di primo grado viene sospesa, nel senso che politica lei da domattina la può fare, quindi se lei domattina vuole ricoprire una carica pubblica lo può fare, perché noi, ripeto, faremo appello contro questa sentenza, quindi fino alla sentenza che emetterà la Corte d'Appello di Venezia lei può ricoprire, se vuole, cariche pubbliche. Una sentenza accolta con soddisfazione anche dalle tante associazioni che hanno seguito il processo in aula. Giustizia fatta, è giusto che giustizia sia fatta. È una condanna giusta secondo lei? Sì. Sì, sono contento di quello che sta succedendo adesso, perché questo qua è tanti il reato subito da tanti anni. Credo che l'appuntamento della ministra Nera ha aiutato a aprire questo odio, razzismo che esiste tra noi. Perché anche le donne immigrate hanno la dignità e vogliono con la loro voce sventolare ai 420. Vi siete sentite offese? Sì, ma non solo come donna immigrata, mi sono sentita offesa come persona. Hanno seguito le frasi, non soltanto la Balandro, ma anche altre frasi sono stati detti, e speriamo che questo sia un primo passo per punire il razzismo dentro le istituzioni. C'è il razzismo dentro le istituzioni? Questo è un caso che dimostra che c'è.